Ciao ragazze e ragazzi, oggi ho fatto questo trucco con la palettina. Aspettate che metto un po' di musica che ci fa compagnia. E l'ho fatto con questa di Huda. Non ho potuto mostrarvela nel farla, però è semplicissima. Faccio dei ritocchini così, l'ho fatto stamattina presto. Praticamente cosa ho fatto? Ho messo questa come base, poi questa qua al centro che è bella pigmentata, cioè pigmentata, si vede, no? Non ha pigmenti. Poi ho utilizzato un pochino di questa qua come base, qua transizione. E questo scuro qui all'angolo, vedete come è scriventissima, a me piace tantissimo, una colorazione un po' diversa dalle solite che utilizzo io. Qui sotto poi ho utilizzato questo qua col pennellino. È veramente bella, 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 bella. Io Huda l'ho sempre acquistata su Sephora, le palette. Sopra poi, mi pareva se io non mettevo dei glitterini, ho preso questi glitterini qui di MAC e l'ho applicati. Questo è multicolor, vedete quanti, come sono sfaccettati. Dati. E un pochino anche di questi, più rosa. Avete visto come colora un pochino qua come punto luce, molto belli, eh? Douglas mi sembra c'era lo sconto perché di solito vengono 25 l'uno, ho pagato 17. Se non vado errato, non so se ci sono ancora come promozione, ma mi sono arrivati da poco e quindi forse se date un occhio. Come matita oggi ho messo l'eyeliner nero di Kiko, che è questo qua. Non c'è più, per questo che non faccio troppo pubblicità. Perché è uscita fuori produzione. Non so se ce ne sono ancora, magari in qualche magazzino. Non credo, però era quando la collezione finisce. Il rossetto in questione è quello che vi avevo già mostrato tanto tempo fa di Natasha Denona. Praticamente si chiama Need e Rose. È questo. Molto bello. È luminoso e mi piace. La matita che ho applicato è quella di Diego Dalla Palma, la numero 504. E le mie unghiette nuove sono queste. Ho voluto farle quadrate per cambiare un pochino il fondotinta. Ormai sto usando questo perché mi piace tantissimo, che ho mostrato l'altro giorno, il 210N,
della Rare Beauty, buonissimo veramente, non secca, è morbido al punto giusto. Il solito è questo blush. Sapete che ne volevo un altro? Sono andata alla Kiko di dove mi forniscono di solito e erano terminate queste qua, ormai erano andate, tanto troverò, ne volevo una di scorta perché mi piace tanto. Comunque avevo acquistato anche quella in polvere con l'illuminante, che sono simili, però queste qua in crema sono il top. Difatti sono finite, li andrò al limite, vedrò se ne trovo un altro da qualche parte, se no ho quella anche di, come si chiama? Dalla Palma di Diego, ma anche se non è uguale. Poi queste sono due colorazioni, qua ha un illuminante e in più è bella anche l'altra, ma io prediligo questa. Niente, oggi era tutto quello che volevo mostrarvi. Ho piccato questi orecchini che avevo già da un bel po', ho voluto fare qualcosa, indossare qualcosa di diverso. Qua ho applicato questo, non ci sta tanto bene, però a me piace. Niente, che dire, io vi auguro un buon weekend, che sia sereno, e lo spero tanto anch'io, pieno di salute, che è la cosa principale. Un bacione, ciao!